Buongiorno a tutti da Chris. Allora, ci troviamo il giorno dopo Roma-Inter e vi porterò come le ultime due partite dei montaggi, dei fotogrammi, sia del gol che prendiamo, sia del gol che facciamo, che sono molto simili, e degli errori che facciamo in fase difensiva. Premetto, e rimango sempre incazzato, abbiamo perso due punti e vi spiegherò il perché. Sono arrabbiato, visto che molti hanno messo dislike, non so perché, che cazzo di partite vi vedete voi, il calcio, ripeto, va capito. E poi sui social, nel mio gruppo, nella mia pagina, c'è, insomma, mi ha messo un post che ha avuto non so quanti commenti, che, però secondo me, secondo il mio punto di vista, la gente non capisce quello che voglio dire, e spiegherò il perché. Allora, tornando a parte di ieri, adesso vi metterò i fotomontaggi delle azioni della Roma. Il rigore non ha dato a Zaniolo, rigore tutta la vita. Il palo che ha preso Roma e l'azione, il gol di Under e un'altra occasione che ha avuto Under nel secondo tempo, che è arrivato quasi in porta. Vediamo il fotogramma qua sul calcio di rigore non dato la Roma su Zaniolo. Se voi vedete bene qui, se vedete bene ragazzi, siamo in otto, loro sono in tre, e più c'è un nono giocatore che è sulla sinistra e che ci facciamo, cioè noi sempre tra linee ci facciamo uccellare. Non è problema, ieri qualcuno mi ha detto ma non c'era Gagliardini, ci mancava un mediano, non va bene. Ok, il problema non è quello, perché in tutte e quattro le occasioni siamo piazzati bene. Una volta siamo forse lunghi e perdiamo sempre le azioni tra le linee. Noi tra le col Tottenham abbiamo perso palla per uno scarico sbagliato di Asamoah tra le linee, triangolo azione semplice, sono andati in porta. Ieri uguale, abbiamo perso palla su un disimpegno, triangolo azione di Florenzi, ha preso il palo, il rigore uguale, sono tre linee, 1-2 e va in porta. Sempre con l'Atalanta abbiamo preso il gol che viene sempre dalla sinistra, questi cazzo di centri che ci faceva male. Asamoah difende male. Poi vedete pure un fotogramma che vi metto adesso qua, vedetelo bene, dopo l'1-1, siamo sull'1-1, sì, no, sul 2-2 forse, o sul 2-1, non ricordo. Comunque c'è Under che rischia di segnare sempre, se vuole che parte dalla destra, siamo i quattro difensori nostri, sono in linea, Under taglia sul primo palo e noi cosa facciamo? Stiamo a guardarlo, perché Asamoah non fa la linea, non lo segue, chi deve seguirlo, e siamo sempre, eravamo difesa schierata, e siamo anche qua, siamo 6 contro 2 o 3, se non ricordo bene perché non ce l'ho più in testa il fotogramma, eravamo in vantaggio numerico. Pure sul gol che prendiamo il gol dalla loro tre quarti, un passaggio, uno scarico del difensore Manolas a Under, che se vedete bene nel primo fotogramma ce ne sono quattro, ma se poi con il fotogramma che è messo dopo siamo in 9 addirittura, ragazzi, in 9 teoricamente sull'azione, e prendiamo sempre gol sulle linee. E quindi non è questione di con Gagliardini e Vecino, che molti dicono ma ci voleva Milano, con Gagliardini e Vecino mi ha preso quattro papocchie contro l'Atalanta, c'era Vecino, c'era contro il Tottenham, ma ci hanno fatto il gol, abbiamo preso lo stesso gol la stessa maniera col Barcellona, ripartenza tra le linee, centro, gol di Rafinha, abbiamo preso la stessa cosa, abbiamo perso la palla, ripartenza, gol di Marco, prendiamo sempre gli stessi gol e sempre su palle perse e azioni tra le linee. Vi porto un dato: dopo 14 giornate l'Inter ha preso 12 gol, sono tanti. Se io ci aggiungo i gol, se aggiungo le 5 partite di Champions, l'Inter ha preso 19 gol, cioè 17 gol in 19 partite ufficiali. C'è un problema, non può essere Skriniar e De Vrij il problema. Abbiamo un problema tra le linee di filtraggio, e non è perché non gioca Gagliardini, perché la prima volta abbiamo giocato con Borja Valero, Brozovic e Joe Mario, abbiamo avuto 61% di possesso palla. Il problema è che non abbiamo avuto le palle, non siamo lontani di essere una grande squadra, ragazzi, questa è la verità. La Roma mancavano 7 titolari, 7 El Shaarawy, Zeko, però titolari o potenziali titolari, El Shaarawy, Zeko, Perotti, De Rossi, Pellegrini, Pastore e Fazio che si è fatto male. Poi c'era pure Kastrop che è mancato e Cioric, come si chiama, che si è fatto male. Cioè Pastore e Perotti hanno giocato gli ultimi 10 minuti, ragazzi. In difesa avevamo Juan Jesus, avevamo Santoro. Noi abbiamo avuto tante di quelle azioni potenziali. E vedete adesso, vi metto Joe Mario quando riceve palla. Guardate un po'. È tra le linee della Roma, uguale a noi, è la stessa roba. È la stessa roba, non è che sono dei mediani, è che noi non siamo riusciti poi su altre azioni a finire. Poi dopo qua Joe Mario, bravo, prende palla, la stoppa, si gira, fa un filtrante tra due giocatori, mette sulla corsa di D'Ambrosio,
che fa il centro, facciamo gol. Anche i due centri, i due cross di D'Ambrosio, tanto vituperato D'Ambrosio, si è servito nella corsa con movimenti, gente che ragiona con la testa, si faceva bene. Ieri Gio Mario migliore 3. Io penso che Brozovic sia una fase calanta, evidente, perché ricordate due o tre settimane fa o un mese fa che Spalletti diceva che Brozovic corre troppo e quindi recupera troppi palloni, dovrebbe recuperarne meno, dovrebbe limitare la sua raggiorazione. Invece ieri le palloni ne ha presi tanti, sta pagando anche lui il post mondiale, l'ha spremuto, non ha mai avuto riposo. Forse ieri poteva mettere Versino Gagliardini, allora facevi una, ti dai fuori Brozovic o Borja Valero, facevi una staffetta. Potevamo fare anche Borja Valero, che ne so io, Gagliardini, Gio Mario, perché no? Perché no? Non è che Brozovic ha l'immunità. E poi giochiamo con Perisic. Vi faccio un altro esempio: il Liverpool, che è uno squadrone, lo scorso anno la Coppa dei Campioni, ieri ha vinto 1-0 con una paperata all'ultimo secondo del portiere dell'Everton. L'Everton, quattro occasioni davanti alla porta, tu per tu con Alisson, più una paratura di Alisson, un tiro preso sulla linea, non sa neanche loro come hanno fatto. Concede tanto il Liverpool, e c'hanno Mané, c'hanno Salah e Firmino. Non è che questi lì fanno la fase difensiva. Quindi è normale, se tu vuoi una roba tecnica, che poi devi qualcosa, devi metterlo in conto, che devi lasciare agli avversari, o no? Allora, non è quello il problema. Il problema è che la squadra, se ieri c'era la Juve al posto l'Inter o il Napoli, al posto contro la Roma, una Roma così, ieri faceva 5-6, ma non perché la Roma non sia brava, loro hanno cambiato il pareggio, ci hanno messo in difficoltà, hanno avuto occasione. Ma perché? Gli mancava mezza squadra, ragazzi. Una squadra normale al posto l'Inter, gliene fa 4-5 a loro. Anche il Real Madrid ha sofferto un po', ma ha vinto, e quest'anno fa cagare il Real Madrid. Ragazzi, bisogna avere cattiveria, le occasioni ci sono state, ma ogni volta che saltavamo il loro primo pressing si poteva andare in porta. Ci siamo troppo specchiati. Perisic non fa neanche la fase difensiva. Spalletti, cazzo, è rotto le palle con sto Perisic, però anche tu basta farlo giocare. Cioè, i fotomontaggi ve li ho messi lì, fate voi. Cioè, la fase difensiva non è il problema, che mancavamo in mediano, eravamo, c'era. A volte siamo sul passaggio che abbiamo preso sul gol di Anner, per mettere il fotogramma, qui siamo abbastanza lunghi, siamo in 30-40 metri, non stare più stretti, ma in altre occasioni siamo lì a far densità, tutti centralmente, che poi gli basta anche se uno c'è anche uno sulla sinistra, tra palla e uno sulla sinistra, quello ti ben porta, taglia dentro, è lì l'errore che facciamo, questi sono gli errori. Difendiamo mai tra le linee. Col tolto tra il gol, viene tra la palla testa tra le linee. Con l'Atalanta è uguale, ci prendevano la palla. Basta, noi 1-2 vanno in porta. Sul rigore di Zaniolo, 1-2 vanno in porta. Non è che il pressing lo portavamo, ma male. E quando si ripartiva male. Perisic ha fatto il colpo di testa nel primo tempo. E quella spallata andata a Zaniolo, che poi abbiamo fatto. Non ha fatto nient'altro. È inutile. Non è in forma. Perché ha fatto? Perché lo togli fuori? Ma tu non dite le forche là. Che ci sta facendo bene, se dobbiamo segnare sarebbe gente offensiva. Poi tra l'altro ieri ho visto Caramo fare di quelle cose contro il Parma, che bene, c'erano alle palle, ha dato via questo ragazzo qua, visto quello che sta facendo. Allora il calcio va capito. Io vi dico pure che l'Inter è l'ultima 10 partite di campionato, è vero, ne ha vinte 8, ne ha pareggiata una e ne ha persa una, però ragazzi, leviamo l'Asse Milan contro chi abbiamo vinto, cioè vincere col Frosinone, vincere con la Spal, vincere con chi abbiamo vinto poi? Il Genoa, con la Sampdoria. Ma ci sta a vincere col Cagliari, ci sta a vincere queste partite, ragazzi. Cioè, se non vinciamo le partite qui, giochiamo per la retrocessione. Che cacchio vuol dire? Già abbiamo perso con Sassuolo e Parma. E bisogna girare le palline, e perso con Torino in casa. Non è quello il problema. È chiaro, sì, i punti li abbiamo fatti, però. Cioè, ieri dovevi vincerla. Non possiamo andare a giocare così. Tu vuoi fare possesso palla e concedi 14 tiri alla Roma? Perché tiri 14 da Roma, 17 l'Inter, 7 in porta dell'Inter, 5 della Roma. Non puoi considerare 14 tiri se fa 61% di possesso palla. È un problema di squadra, cazzo. Non ci siamo, ci manca quella cattiveria. È inutile che dite, ah, ma allora Spalletti, Gagliardini, perché se Spalletti, cacchio, prima si dice, ma non mette quelli tecnici, mette Gagliardini. Allora, adesso mi dicono che mi mettere Gagliardini vicino, che si vinceva. La Roma con due mediani. Cazzo, ragazzi, noi abbiamo giocato per 4-5 anni con Medel con doppia titolari. O a volte Medel con doppia Felipe Melo, le madone che tiravamo perché non facciamo un passaggio. Cioè, la Roma giocava con Zaniolo, giocava con Zonzi, che sanno che l'abbiamo quasi mai giocato insieme. È la seconda partita che fanno insieme, ma ci rendiamo conto o no? Diciamo che loro hanno fatto, ma no, ma colpa dell'Inter, bisogna essere incazzati, qual è il bicchiere mezzo pieno? Qua è tutto vuoto, cazzo, questi sono punti che sono pesanti, ma quale bicchiere, ma che cazzo di partite mi vedete, oh?
siete pure contenti. Certo che c'è il rigore, che poi tra l'altro quello su Icardi è mezzo rigorino pure quello, cioè, diciamola tutta. Però vabbè, quello di Zaniolo è uno scandalo, che poi vedono col bar, qui sono d'accordissimo. Cioè. Però ragazzi, sento gente dire che era contenta, ma contenta di che cosa? Il problema è che abbiamo regalato Perez, poi ci sta nel calcio. Io ne parlavo con l'amico Luigi Inter, che saluto. Cazzo, noi eravamo contenti che c'era Borcavalle, perché era una nuova tecnica, che loro c'hanno Zonzi e Cristante, ci sta, è normale che tu vuoi fare il pallone. Infatti, una volta che prendiamo la palla potevamo far male, ma poi ci mancava Perez, quanti palloni ha sbagliato potenzialmente di passaggio per andare in porta, si è messo in fuorigioco, ha perso tempi di gioco, io non lo so. L'occasione abbiamo, difendiamolo con Juan Jesus, che ha fatto pure delle cagate pazzesche. Juan Jesus, se non siamo riusciti a batterli, e questo è grave. Quindi Spalletti, la colpa è quella di Perisic e i cambi sempre tardivi, perché ha aspettato l'ottantesimo minuto poi per fare un cambio, io non lo so. Fai due cambi l'ottantesimo minuto, cambia prima, figlio mio, cambia prima, aspettiamo l'ottantesimo minuto per fare due cambi, dai. E questo punto fa uscire Perisic, mi fa uscire Keita al settantesimo. No, ma io non lo so. Metti a 10 della fine, cioè, non lo so, non capisco. Il problema è questo, quindi se noi vogliamo giocare con due o tre attaccanti, dopo bisogna mettere in conto che si rischia. Cioè, la squadra poi deve anche imparare a giocare questo tipo di calcio. Se tu vuoi fare gioco, se invece dobbiamo fare il gioco alla Carlo, ci mettiamo dietro, andiamo in contropiede, ok. Però 61% di possesso palla e lasciare tutti quei tiri, c'è qualcosa che non va, perché ogni volta che non si ripartiva si poteva far male, abbiamo perso tanti di quei tempi, tanti di quei giocati che girano le palle. Poi vedete voi, qua c'è gente che è contento, qua il problema è se gioca a Gagliardini o se gioca a Vesino, non è quello il problema. Facciamo sempre i soliti errori e prendiamo tanti gol, cioè non è questione di Gagliardini, è questione di squadra. 19 pareggi ufficiali, abbiamo preso 17 gol, vedete voi. Sempre Forza Inter, video lungo, se vi è piaciuto fatemelo sapere e alla prossima, ciao.